Ci sono migliaia di stelle nella nostra galassia, la Via Lattea, chiamate stelle di neutroni. Queste stelle pesano come il Sole, ma sono molto più piccole, circa della stessa grandezza di Milano. Immaginate di prendere tutta la materia che forma una stella normale e schiacciarla in una palla delle dimensioni di circa 15 km. Otterremo una stella di neutroni. Quello che ci circonda è fatto di piccolissimi pezzettini chiamati atomi, che a loro volta sono composti da pezzi ancora più piccoli. Una nuvola di elettroni orbita attorno ad un piccolo nucleo composto da protoni e neutroni. Nelle stelle di neutroni, gli atomi vengono schiacciati tra di loro così tanto che gli elettroni di un atomo vanno a sbattere contro il nucleo e i protoni catturano gli elettroni per formare dei neutroni. Più si guarda all'interno della stella e più tutto quanto è compatto. È davvero affollato lì dentro. Nelle stelle di neutroni anche la gravità è strana. Sulla Terra la gravità ci tiene sulla superficie e ci tira verso il basso quando saltiamo in aria. Su una stella di neutroni la gravità è 100.000 miliardi di volte più forte. Così forte che se un alieno facesse cadere il suo telefono da solo 1 metro di altezza, questo raggiungerebbe la superficie in 1 milionesimo di secondo, distruggendosi completamente. Le stelle di neutroni sono anche dei potentissimi magneti, fino a 1.000 miliardi di volte superiore a quelli che usiamo per attaccare le foto al nostro frigorifero. Questi fortissimi campi magnetici causano esplosioni nelle stelle che rilasciano una quantità enorme di radiazioni. Queste esplosioni possono essere talmente grandi da modificare l'atmosfera della Terra, anche se provengono da stelle di neutroni che si trovano a milioni e milioni di chilometri distanti da noi. Se tutto questo sembra strano, è perché lo è. Le stelle di neutroni non assomigliano a niente di quello che possiamo trovare qui sulla Terra e sono una delle cose più incredibili e strane dell'universo, ma è questo quello che le rende speciali. Permettono agli astronomi di studiare la fisica al limite della nostra immaginazione. Dalla gravità ai magneti, fino alle più piccole particelle che formano tutto quanto sta intorno a noi. Le stelle di neutroni fanno diventare la fisica astrofisica.